Eccoci qua, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi è il 2 gennaio, ho deciso di farne un altro perché l'ho fatto sul ritorno a grandissima richiesta, poi l'ho fatto anche per i single, quindi le nuove conoscenze. Adesso voglio fare un video giustamente per chi invece è impegnato o comunque ha una relazione in corso, una conoscenza. Ho pensato di chiedere alle carte se questa relazione è una cosa positiva, quindi possa andare avanti nel tempo, se invece si interrompe. Vediamo un po' anche la persona con cui abbiamo a che fare, com'è, di che pasta è fatto, ok? Quindi, come sempre, vi invito a pensare alla persona in questione. È un video naturalmente sia per uomini che per donne, un video generale. E pensate alla persona con cui vi state frequentando e andiamo a vedere se è una persona, una storia duratura, una storia che sarà positiva o meno. Ok? Così sappiamo anche che cosa ci dobbiamo aspettare. Allora, naturalmente come sempre. Anche stamattina ho purificato le carte, vedete che c'è l'incenso lì. Le purifico tutti i giorni perché faccio tanti consulti e quindi veramente le carte devono essere pulite. Allora, vediamo un po' se questa relazione per le ragazze che guarderanno questo video, per le ragazze e i ragazzi che guarderanno questo video, se questa relazione andrà avanti, se sarà una storia positiva. Un nuovo inizio d'amore, già lo smarzo parla. Allora, ho fatto i mazzetti. Oggi mettiamo le fatine. Mettiamo la fatina rosa nel primo, la fatina viola nel secondo e poi mettiamo l'angioletto nel terzo mazzetto. È caduto. Se volete potete stoppare il video. Andiamo subito a vedere cosa dice il primo mazzetto per quel che riguarda questa relazione. Quindi se sarà positiva, come andrà, se durerà nel tempo. Allora, io questo primo mazzetto devo dire che vedo della distanza tra di voi. Potrebbe essere distanza fisica, quindi magari uno abita a Torino e uno abita a Milano, e come potrebbe essere invece una distanza proprio di opinioni, di idee, che magari non riuscite tanto a trovarvi, no? Capita di non avere un feeling subito con una persona, di... Quindi sinceramente io non la vedo una relazione proprio che, almeno al momento, possa essere una cosa duratura nel tempo, positiva. Vedo appunto questa distanza, i casi poi come sempre, come dico sempre, è una stesa per tantissime persone, quindi i casi sono veramente tantissimi. Però c'è una distanza tra di voi, che potrebbe essere fisica o comunque mentale, o comunque magari venite da mondi diversi, quindi non vedo questa storia duratura, questa storia completa, ok? Probabilmente, secondo me, potrebbero esserci anche dei messaggi con un altro uomo o con un'altra donna, se invece a guardare il video siete uomini. Quindi non vedo che si interrompe questa prima relazione, questo no, però la vedo un pochino difficile, forse c'è un po' da lavorarci su, ok? Poi le stese naturalmente con le carte napoletane, più o meno queste qua che faccio, su YouTube durano 3-4 mesi, quindi sono anche relativamente brevi, ok? Allora, adesso andiamo a vedere il secondo mazzetto, quindi la fatina viola.
Beh, questo è un bel mazzetto. Il secondo mazzetto invece mi parla di un nuovo inizio, quindi proprio magari dopo una rottura, una chiusura, è nata questa relazione, ma io vedo proprio la carta della coppia, vedete? C'è proprio la carta della coppia e devo dire che non ci sono assolutamente altre persone di mezzo, quindi e vi vedo molto legate a questa persona, avete un buon dialogo, avete un buon rapporto, quindi passione, è un rapporto proprio completo questo. Io vedo che durerà nel tempo e è proprio c'è anche come dire, la carta che mi parla di riservatezza per quel che riguarda il mondo esterno, quindi proprio una complicità tra voi due. E poi proprio l'andare avanti, quindi il parlare, il progettare un legame forte. Quindi è veramente il secondo mazzetto, una storia bellissima che durerà nel tempo e che la vedo molto completa comunque. Sotto tutti i punti di vista, quindi sia mentale che fisico, che come dialogo, è un rapporto di coppia molto bello. Sono contenta per voi che avete scelto il secondo mazzetto. Adesso andiamo a vedere il terzo, quindi l'angioletto. Allora, questo è un uomo o comunque una donna, come dico sempre, è una stesa generale, comunque è una persona che vedo che deve ancora chiudere, fare pace col passato, ha molta rabbia nei confronti comunque cioè vedo pensieri di rabbia verso una persona esterna al vostro rapporto, quindi se siete una donna, lui probabilmente ha ancora un po' di rabbia nei confronti della situazione sentimentale che aveva in passato e un pochino, devo dire, frenata questa persona a cui avete pensato, è un pochino frenata a lasciarsi andare. Quindi magari vi frequentate, state insieme, vi vedete, però comunque vedete la carta dell'amore, che è questa qui, la carta dell'amore è proprio in mezzo a queste due carte, il 7 di spade, che sono comunque gli ostacoli, l'amore, e il 7 di denari rovesciato, indica il non sapere gestire una situazione, il pentimento. Quindi l'amore non è, come dire, in questa stesa, non è una persona che sentimentalmente è tranquilla, quindi magari ha sofferto in passato e quindi ci vuole andare veramente con i piedi di piombo. E di conseguenza vedo che, vedete, è proprio un uomo forte, un uomo tutto d'un pezzo, però è una maschera, è una corazza, perché poi vedete lui com'è realmente. Emotivamente è debole, è rovesciato, quindi quello che fa vedere è l'uomo di spade diritto, forte, e invece quello che lui è realmente è un uomo emotivo, emotivamente ha sofferto e quindi ha paura, ok? È una storia da prendere piano piano, quindi sicuramente in passato questa persona, naturalmente io ho fatto vedere l'uomo, ma poi potrebbe essere l'opposto, quindi la donna che si fa vedere tutta forte, però poi in realtà ha paura di soffrire, quindi è un pochino frenata. È solo questione di tempo, ok? Al momento la situazione è questa, però comunque è una persona che mi esce sincera, ha solo paura, non è una persona, diciamo, infedele o robe del genere, ok? Ragazze, per questo video io direi che è tutto. Stamattina, come ho fatto anche nell'altro video, vi voglio tirare su una carta angelica. Lasciamo un messaggio anche oggi per la carta degli angeli. Allora, vediamo un po' il messaggio degli angeli per oggi, 2 gennaio. Per voi che guardate questo video, eh?
Allora, vediamo un po' il messaggio. Allora, tempismo perfetto. Vediamo un po' cosa ci dice la carta, eh? Allora, questo è il momento perfetto per agire seguendo l'ispirazione. Le porte sono aperte e mentre le attraversi, noi siamo al tuo fianco. Non rimandare, perché tutti gli ingredienti sono già pronti per darti un esito favorevole. Tutto e tutti sono con te e supportiamo il suo successo. È un messaggio di incoraggiamento veramente bello e positivo, direi. Ok, quindi andiamo avanti. Sempre in modo positivo, perché comunque la positività è secondo me un ingrediente che fa andare anche un po' meglio le cose nella vita. Ragazze e ragazzi, io vi abbraccio, vi ringrazio tantissimo e aspetto i vostri commenti, continuate a seguirmi, farò prestissimo altri video. Vi auguro un buon inizio, anche un buon inizio lavorativo, visto che abbiamo iniziato tutti quanti, le feste stanno finendo. Ok? Un abbraccio a tutti.